tu MTV, che sei un po' metropolitana, goditi oggi questo spettacolo. Voglio una vita un po' tranquilla al momento, perché insomma, e di adrenalina ne ho avuta anche troppo. Buongiorno MTV, benvenuta, vieni, ti faccio vedere a casa mia. Di chi sono questi piedi? A questo quadro ci sono molto legata, perché me l'hanno regalato a fine carriera. È la parte anche del mio corpo che preferisco di più, polpacci e piedi, e lo stacco dal trampolino, che è, diciamo, proprio l'ultimo pezzo che sei legata al trampolino prima di fare il tuffo. E ogni tanto è capitato anche che ci ritornavo sopra sulla tavola a dei tuffi andati male, quindi capita anche quello. Come ti preparavi prima di salire sul trampolino? Prima di iniziare il tuffo avevo, insomma, il battito del cuore a mille, e ogni tanto mi tremavano anche un po' le gambe, e però appunto con i miei rituali e anche pensieri positivi che ho imparato nel tempo con anche la mia psicologa, e mi aiutavo parecchio con queste tecniche, insomma, di rilassamento. Io non sono una gran cuoca, infatti ho dovuto imparare a cucinare per sopravvivenza. Ovviamente quando ero in attività sotto gare la mia alimentazione era molto diversa da quello che è adesso. Avevo un piano alimentare da seguire e comunque bisognava essere leggeri e in forma. Quindi per tantissimi anni, insomma, non potevo mangiare quello che volevo, ed è in effetti una delle cose che adesso mi manca di meno. Mi ricordo che prima, magari anche al ristorante, cercavo di prendere la bistecchina, i ferri con le verdure, adesso invece mi scelgo il piatto che più mi piace. MTV, ti faccio vedere il mio frigo. Sicuramente è cambiato da quando ho smesso di gareggiare, tipo adesso non manca mai una birra, poi andiamo matti per questi formaggi cremosi che li uso sia per fare ricette che spalmati sul panino con un po' di uovo, avocado, insomma. Frutta e verdura c'è sempre nel mio frigo. Quello non manca mai. Come puoi vedere, qua abbiamo il garage, l'area giochi delle bimbe. Poi ci sono particolarmente legata a questo terrazzo perché Maya ha fatto proprio i suoi primi passi qua a gennaio, inverno pieno. E sì, è il mio posto forse anche preferito della casa. L'unica cosa un po' negativa di questa casa è che abbiamo il campanile in linea d'aria a 20 metri e spesso non si riesce a parlare quando le campane sono talmente forti, ma... Un appartamento con sveglia incorporata? Io ho sempre vissuto qua a Bolzano, devo dire che non cambierei mai città perché si sta veramente bene. Tu MTV, che sei un po' metropolitana, goditi oggi questo spettacolo di panorama. Vai a farti un giretto tra le montagne e respira aria buona. Questa è dedicata a Kazan, all'oro che ho vinto lì. Infatti avevo proprio gli occhi lucidi ancora. C'era mio papà, un altro allenatore, il fisioterapista. Con mio papà ci siamo allenati insieme quasi 20 anni e non è sempre stata facile, ovviamente, dividere il ruolo tra padre e figlia e allenatore atleta. Solo ogni tanto, appunto, io magari mi permettevo di dirgli qualcosa in più, di rispondergli qualcosa in più, e questo a lui non piaceva.
E poi c'era mia mamma che faceva da pasciere. Hai qualche aneddoto da raccontare sul tuo rapporto con papà? No, però mi ricordo che quando ero più piccola, quando avevo tipo 16-17 anni, che avevo anche, diciamo, i miei primi innamoramenti e io avevo sempre mio papà tra le scatole. MTV, pure la zona notte vuoi vedere? Vabbè, vieni, vieni. Qui ci sono, c'è un'altra stampa che mi piace molto. Anche tutta incerottata perché insomma gli infortuni c'erano sempre, però la trovo molto artistica, ecco. Di solito non faccio entrare mai nessuno in camera da letto, ma per te MTV facciamo un'eccezione. Questo è il nostro letto, ma non è solo nostro, perché a un certo punto di notte arrivano tutte e due, quindi qui dormiamo in quattro invece che in due. Notti affollate in casa Cagnotto. Ora ti faccio vedere il mio armadio. Volevo farvi vedere questo che ho messo al red carpet di Venezia 2 anni fa, molto bello. Io ero incinta qua leggermente, che ancora non si sapeva, e quindi questo vestito un po' largo sulla pancia era perfetto per nasconderlo. Poi anche un vestito che mi piace molto è questo, che ho messo a qualche evento. Il mio abito da sposa da festa, che mi avevano fatto su misura. È stata veramente una giornata, cioè proprio perfetta come ce lo sognavamo, a piedi nudi sul prato, sulla sabbia. Poi queste scarpe sono le mie preferite, devo dire, sono comodissime. Comodissime forse per chi come te è abituato a stare sulle punte. Le tengo molto con cura nella loro scatola e cerco di usarle insomma con cautela. Ecco MTV, questa è la stanzetta delle bimbe dove dormono, insieme qua, e la sera appunto ci mettiamo qua a leggere un libro e loro si addormentano e poi emigrano verso di noi. E questo me l'hanno regalato e aiutava un sacco a Lisa a calmarlo, è stata una delle uniche cose che la calmava veramente. Vediamo se fa lo stesso effetto anche con te. Diventa dura proseguire il tour. Io qua aspetto con ansia che Maya possa dormire finalmente nel suo letto, che era pianificato da quando è nata, però appunto finché non dorme tutta la notte nel suo letto non ci fidiamo, perché lei vorrebbe dormire qua sopra. Però una specie di casetta sull'albero telecomandata. Al momento è la loro, diciamo, nicchia di gioco, gli piace tantissimo andare la sua a giocare ovviamente. Mamma Tania ha voluto progettare una casa in linea con la sua nuova realtà. Non più trampolini e adrenalina, ma una tranquilla vita familiare nella sonnolenta Bolzano. Stanze da gioco per le sue due figlie, foto dappertutto e un terrazzo appartato dove le bimbe si divertono e muovono i primi passi. I ricordi delle medaglie e dei successi di una carriera straordinaria tappezzano parti della casa, ma per Tania quello dell'agonismo sembra ormai un mondo lontano. Una giornata nella quale abbiamo scoperto la nuova vita di una grande atleta che ora vuole solo dedicarsi ai suoi cari. Ora che ci penso, non ti ho detto le tre regolette del sincronizzato. Allora, ci vuole tempismo, precisione e una bella uscita di casa. Ciao!